il cuore, davanti alla coscienza di tanta gente, davanti alla società intera, anche quando non ero d'accordo con te, grande. Eri dominato da questa parola più grande di te, perdono. Ma è questo che ti ha salvato, nella vita. Questa parola ti ha salvato. Ora, la parola misericordia, nella storia, dice il Papa, ha un nome, Gesù Cristo. L'amore dunque a Cristo, che ci perdona, che porta nella nostra carne, nel nostro mangiare, nel nostro bere, nel nostro vegliare e nel nostro dormire, nel nostro vivere, nel nostro morire, porta la magnanimità del Padre, l'amore a Cristo, Cristo. Quante volte te l'ho sentito dire questa parola così opposta, così radicalmente opposta alla bestemmia, l'opposto della bestemmia. E la bestemmia fondamentale è la dimenticanza, perché se Dio ha creato il mondo, se questo Dio poi è diventato uno di noi, dimenticare questo è veramente il male più grande, la bestemmia più grande. Quante volte te l'ho sentito dire? L'amore a Cristo, Cristo, Cristo Dio. Chi potrà mai parlare dell'amore all'uomo proprio di Cristo, traboccante di pace? Ora tu sperimenti questo sentimento di Dionigi l'Areopagita. Tu lo sperimenti come la tua, finalmente la vita, perché la vita è nell'amore a Cristo. La vita è nell'amore che Cristo ha e nell'amore che noi abbiamo verso di Lui. Chi saprà mai parlare dell'amore all'uomo proprio di Cristo, traboccante di pace? Grazie, grande amico che non perdiamo più, per averci aiutato a conoscere di più e ad amare e a lavorare per Cristo.